Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo un esordio in qualità di attrice, ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni Ottanta, raggiungendo il successo negli anni 90 con la conduzione del contenitore di Rai Una Domenica, in che presenta da 14 stagioni. Il continuato successo del programma durante la sua conduzione le è valso i soprannomi di Signora della Domenica e Zia Mara. Ha alternato la carriera di attrice a quella di conduttrice televisiva, fino al 2015 per poi dedicarsi esclusivamente alla seconda. Dal 2010 al 2013 ha condotto, ottenendo ottimi ascolti, il programma pomeridiano La Vita in diretta su Rai 1, dapprima assieme a Lamberto Sposini, e in seguito assieme a Marco Liurni. Mara Venier ha condiviso solo poche ore fa un video su Instagram in cui è presente anche il cantante Tananai che le ha fatto un dono, un pensiero speciale. Le ha regalato il suo disco d'oro. Mara ha dedicato il post al cantante, ringraziandolo e tra le righe del suo commento ha scritto: "Lavoro da tanti anni. Tranquilli. Presto andrò in pensione". Le parole della conduttrice hanno allarmato e rattristato tutti gli spettatori italiani, che non immaginano la televisione italiana senza Mara.